Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Se Dio ci ha tanto amati, chi siamo noi per non amare l'altro? Se Dio ci ha perdonati, chi siamo noi per non perdonare l'altro? Se Dio ci ha amato e ci ha perdonato, chi siamo noi per non amarci e per non perdonarci? Chi siamo noi? Noi siamo figli di Dio. E tutti noi vogliamo una chiesa fervente, giusto? Però una chiesa non è fervente perché fa tante attività. Gloria a Dio che abbiamo tanti talenti che possiamo mettere a disposizione di tutti, ma una chiesa è fervente nell'amore. Siate ferventi nell'amore. È da questo che gli altri ci riconosceranno. Quindi non per le attività che facciamo, ma per l'amore che abbiamo gli uni per gli altri. A proposito di lasciare fluire l'amore, perché tu hai detto che l'amore di Dio è già dentro di noi, volevo anche parlare di questo, perché un pastore, che è il fratello di Maria Consonni, tanti anni fa che continuavo a pregare, pregavo, pregavo, Signore insegnami ad amare, Signore insegnami ad amare, continuo a farlo, però è proprio non so, è la preghiera cavallo di battaglia, io continuo a pregare, insegnami ad amare, perché vedo che non so amare. O comunque ci sono tante cose in me che non mi permettono di amare come Dio vorrebbe. E allora la preghiera è, insegnami ad amare, insegnami ad amare. Una sera siamo andati nella chiesa etiope e c'era tuo fratello, Michel, giusto? E il pastore Michel. E io stavo malissimo quella sera, ero appena uscita da un momento veramente difficile e avevo detto a Dio, ok, finché non succede qualcosa io digiuno, ma stavo male perché stavo male fisicamente, digiuno finché non cambi le cose. Praticamente poi tra poco morivo perché stavo veramente male. E allora sono andata in questa riunione di preghiera e poi è stata una riunione bellissima e il pastore mi dice: vuoi imparare ad amare? Tu devi lasciar fluire l'amore, tu devi lasciar scorrere l'amore di Dio, perché l'amore di Dio è già in te. Lo Spirito Santo è già in te, tu hai creduto, lo Spirito Santo è in te, lo Spirito Santo è Dio, Dio è amore e quindi l'amore è già in te. E una seconda volta che mi ha parlato di fluire, c'era Matilde appena nata, no, Gioele appena nato. Avete presente quando sei una neomamma, non so, ma anche i papà che vedi questo bambino che piange e non sai cosa fare? E tu gli hai fatto di tutto e non sai cosa fare, vai un po' in panico. Vai un po' in panico, sei in casa da sola, non sai da che parte girarti. Signore, dimmi cosa devo fare con questo bambino. E Dio mi ha detto, lascia fluire l'amore. In che senso? Lascia fluire l'amore, evidentemente io avevo l'amore, ma non riuscivo a farlo andare, non riuscivo a farlo fluire, a farlo scorrere. Allora la domanda è: Dio ci parla spesso, prima di fare la domanda, Dio ci parla spesso di fiumi, di acqua viva che scorrono dal nostro seno, direttamente dal trono di Dio, è come un fiume che scorre. Cosa impedisce al fiume di scorrere? Ma proprio al fiume naturale. Ma cavoli, sassi, un sasso è pieno di sassi. Rami secchi, una diga. Una diga impedisce al fiume di scorrere, anche i sassi e i rami, però magari deviano o passano sotto. La diga, che è un grande muro, impedisce all'acqua di andare avanti. E allora noi oggi dobbiamo cercare di vedere in questa riflessione quali sono le dighe che abbiamo dentro di noi che non ci lasciano fluire l'amore che viene da parte di Dio. Cos'è che non permette al fiume che viene da parte di Dio di scorrere ed andare a toccare altre persone? Quale diga abbiamo o quali dighe abbiamo? Quali fortezze abbiamo costruito? C'è anche un'altra causa che può impedire al fiume di scorrere. Bravo, quando non c'è acqua? Quando c'è la sua volontà corrotta.
quando c'è la siccità, quando è arido. Quindi quando noi siamo aridi, quando noi spegniamo lo Spirito Santo, non speriamo più a nulla, non crediamo più a nulla, non abbiamo più fede in nulla, siamo sconsolati e delusi da tutto ciò che ci circonda, diventiamo aridi. Quante persone aride conosciamo intorno a noi? Anche forse in periodi della nostra vita abbiamo sperimentato un po' di aridità in noi, no? Quindi, leggiamo Prima Corinzi 13. Perché leggiamo questo? Perché abbiamo parlato che dobbiamo amare. Abbiamo parlato che dobbiamo amare come Dio ci ha amato. Abbiamo parlato che i comandamenti sono amare il tuo Dio con tutto il tuo cuore, eccetera, e amare il prossimo tuo come te stesso. Ma come amare? Perché ognuno di noi ha un'idea diversa di amore. Sapete cosa ho visto e cosa sto vedendo nel lavoro che sto facendo? Che molti ragazzi, molti bambini hanno dei comportamenti, tra virgolette, deviati e difficili perché i genitori gli hanno concesso tutto. Hanno sbagliato i genitori, l'hanno fatto con cattiveria, no, i genitori l'hanno fatto per amore. Ma evidentemente non è l'amore corretto, perché anche un bambino ha bisogno di limiti, ha bisogno di argini, ha bisogno dei no. C'era un libro, no? I no che aiutano a crescere, ci sono dei libri. Perché non va bene. Oppure ci sono dei genitori che si sostituiscono completamente al figlio e fanno tutto loro al posto suo e il bambino non si sperimenta. Però alla fine il ragazzo o la ragazza crescono con dei disturbi. Eppure uno ha pensato di amarlo. Allora, come dobbiamo amare l'altro? Cioè, purché è felice tutto va bene? Questo è amare l'altro? Come dobbiamo amare l'altro? Dobbiamo confrontarci con la parola di Dio. È l'unica cosa. E noi, come figli di Dio, siamo chiamati a far questo ogni giorno o almeno in certi momenti della nostra vita. Fermarci, vedere dove stiamo andando, vedere se le nostre abitudini non hanno creato un po' di polvere sulla nostra anima. E da lì confrontarci con la parola e riniziare un nuovo cammino. Io credo che oggi Dio voglia fare questo in noi, darci nuove abitudini, allineare i nostri pensieri ai suoi. Qual è la nostra idea di amore che abbiamo e qual è l'idea di amore che ha Dio? Vi lascio anche un'altra cosa. Ho sempre avuto un dibattito con un mio amico se l'amore fosse un sacrificio oppure no. O comunque se amare è un sacrificio oppure no. Ve la lascio e ne parliamo dopo. Adesso vediamo. E per chi è il sacrificio? Leggiamo prima Corinzi. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. È pesante questa cosa. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, ne ha parlato Michele, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, e le lingue cesseranno, e la conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto.
Ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Dopo aver letto tutto questo, perché ho detto parto da qui, parla dell'amore, poi la Bibbia parla tutta d'amore, quindi l'argomento è vastissimo, però diciamo questo riassume un po' tutto. Dopo aver letto tutto questo, mi accorgo che c'è un'introduzione a questo capitolo, che però, essendo prima del numero 13 scritto in grande, magari passa inosservato. E dice, ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. È una via importante, non dobbiamo sottovalutare. Senza amore non siamo nulla. Senza amore rischiamo di dare via tutti i nostri soldi e questi è come se li bruciassimo il vento così. È rischioso, alla fine della vita ti trovi lì e dici io ho dato tutto eppure non ho fatto niente. Perché per Dio, Dio non guarda, guarda l'intenzione, guarda il cuore. Guarda l'essenza. E allora mi è venuto in mente, non so chi di voi ha letto quel libro, Il Rifugio. Qualcuno l'ha letto. Alla fine proprio c'è scritto, tre cose rimangono, fede, speranza e amore, ma la più grande è l'amore. La fede. Senza la fede è impossibile piacergli. È necessaria. La speranza, quanto è importante la speranza. Se non abbiamo speranza siamo morti. Praticamente siamo aridi. Perché in ebrei, no? Qual è la definizione di fede? Ecco, ce l'ho, eh? È certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Certezza di cose che si sperano. Quindi la speranza viene ancora prima. Se non spero niente... E poi c'è l'amore. E l'amore dice che è al di sopra, è la via per eccellenza perché è al di sopra di tutte queste cose. C'è la via della fede, c'è la via della speranza, perché uno potrebbe essere a vari livelli. Ci sono un sacco di persone che sono positive anche se non hanno Dio e sperano. Non è quello, però meno male che ce l'hanno perché riescono ad andare avanti. Quelle che si bloccano è quello che proprio non hanno speranza. Quindi la speranza, la fede smuove le montagne, la fede ti fa lottare fino in fondo, ti fa credere a cose all'impossibile. Però se non c'è l'amore in tutte queste cose, diamo fastidio. Squillante cimbolo è qualcosa che dà fastidio. Diamo fastidio. Agli altri arriverà qualcosa come di fastidioso. E probabilmente anche a Dio arriverà qualcosa di fastidioso. Allora mi sono immaginata il rifugio, verso la fine del libro, parla che vede delle anime in paradiso, no? In cielo, adesso me lo ricordo proprio bene, che vede tipo delle luci, cioè le anime, i corpi, le persone morte, tra virgolette, sono viste come, sono rappresentate come delle luci. E mi è piaciuta questa immagine. E allora io ho immaginato che quella potrebbe essere la nostra essenza, perché tutto il nostro corpo non ci sarà più. Quello che abbiamo fatto non ci sarà più, quello che abbiamo speso non ci sarà più. Cosa rimarrà a Dio? Rimarrà l'amore che abbiamo messo, rimarrà la fede, la speranza e il sacrificio che abbiamo messo, no? Sacrificio ma con amore. Perché veniamo qua tutte le domeniche? Perché lo desideriamo, ma perché Dio anche ce lo dice, perché amiamo Dio. Perché facciamo quello che facciamo? Perché amiamo Dio. Allora, io adesso vorrei distribuirvi se qualcuno mi aiuta, dei foglietti e una penna, per favore, grazie. Perché oggi io credo che questa sarà un'opportunità per tutti noi di fermarci e di vedere dove siamo. Ognuno di noi ha preso delle vie. Quella che abbiamo preso in comune è che siamo figli di Dio e che vogliamo seguire Cristo. Cristo è il nostro esempio di amore per eccellenza e lui è la via. La via per eccellenza è la perfezione dell'amore. Lui ha fatto tutto e adesso lo vedremo. Quell'amore che noi adesso leggeremo ancora di nuovo, lui l'ha proprio messo
virgola per virgola, lettera per lettera, punto per punto. Quindi è il nostro esempio, è il nostro maestro. Ma noi dobbiamo anche imparare a essere coerenti. Adesso dobbiamo vedere le abitudini che abbiamo creato, le idee, che i pensieri, l'idea di amore che ci siamo fatti per la nostra esperienza, no? Per le nostre delusioni, per dove viviamo, per quello che stiamo facendo, per come siamo cresciuti. Ognuno di noi ha un'idea diversa d'amore. E infatti è difficilissimo definire l'amore, no? Ci avete mai provato? Che cos'è l'amore? È difficile definirlo, eppure è un concetto così familiare, ma è così familiare che ne parlano tutti, ne parlano così tutti, che però alla fine non sappiamo come si declina l'amore. Cioè, cosa devo fare per amare? E Dio cosa vuole che faccia per amare? Cosa intende Lui per amore? Donare se stessi. Come Gesù ha donato la nostra vita, anche noi doniamo la nostra vita. Ma donare la nostra vita cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo morire tutti per gli altri? C'è anche questo, ma che cosa c'è anche altro per la maggior parte? Perché non credo che siamo tutti chiamati lì, non siamo tutti... Siamo chiamati a testimoniare, ma... A dare l'esempio, dare noi stessi, ma in pratica. Dare noi stessi, accogliere. Per esempio accogliere, fare accoglienza. Vuol dire accogliere tutto. Accogliere, ascoltare. Condividere il nostro tempo. È facile questo? No, perché una volta che doniamo, riceviamo nulla. Doniamo e non riceviamo nulla. Ma a parte il ricevere, neanche grazie? Il neanche grazie? Perché noi siamo pronti a donare e non aspettarci nulla. Ma un grazie se lo aspettano tutti. E invece del grazie hai una parola scortese. E invece del grazie, cioè non c'è proprio ringraziamento dall'altra parte. Grazie, me la son presa, va bene. sono venuta da te perché so che tu mi davi. È questo che ti voglio dire. Io sono venuta da te perché sapevo che tu mi davi. Proprio per questo motivo, non ce n'è altro motivo. Non è facile. Però io credo che Dio voglia portarci lì. Allora, su questo foglietto... Piano piano ci arriveremo tutti. Su questo foglietto vorrei che scriveste una persona che Dio vi mette nel cuore. Adesso fate come volete, chiudete gli occhi, non lo so. Una persona che vi mette Dio in mente e una persona che voi pensate di amare. Cioè una persona che amate. Scrivete una persona che amate. E adesso rileggeremo Prima Corinzi dal versetto 4. Ed è questo che chiederemo a Dio, di farci vedere come stiamo amando questa persona, se la stiamo amando con i nostri criteri, con i nostri parametri, oppure con i parametri e criteri di Dio. Ok? Se voi poi volete prendere appunti, li prendete. Perché? Perché dobbiamo vedere le dighe che ci sono in noi. E se a noi dà molto fastidio che l'altro non ci ringrazi, è questa la nostra diga o il nostro sasso da affrontare. Signore, mi dà fastidio che questa persona non mi ringrazia. Anzi, parla male di me. Aggiungiamoci questo. Anzi, va in giro a dire cose brutte, io l'ho sempre aiutato. È questo che dobbiamo affrontare. Signore, questa cosa mi dà veramente fastidio. Faccio fatica a perdonarlo. Per questa cosa faccio fatica a perdonarlo. Quindi, aiutami, preghiamo. Signore, voglio quello. Voglio amare così come ami te. Signore, voglio amare così come ami te. Lasci fluire l'amore. Signore, perdonami perché non sto amando. Quindi, il peccato più grande lo sto facendo contro di te.
non contro quella persona, ma contro Dio. Perché? Perché Dio ci dice di amarci. E come hai detto tu, Sandra, è una cosa profondissima. Amando troveremo Dio. Dimorando in Dio riusciremo ad amare. Amando incontreremo Dio. È come un cerchio. Amando è. E quindi così, in questo cammino, camminando per la via per l'eccellenza, è la perfezione. È ovvio che nessuno di noi è arrivato. È l'eccellenza, la perfezione, ma camminando in questa via arriveremo a Dio. Camminando per questa via riconosceremo Dio. Camminando per questa via vedremo i miracoli che Dio farà. Camminando per questa via noi diventeremo sempre più simili a Cristo. E anche noi cresciamo. Ma non è facile, perché? Perché ogni giorno dobbiamo crocifiggere il nostro io, così come Gesù ha crocifisso se stesso. Perché alla fine abbiamo, è giustizia dire almeno un ringraziamento. Me lo merito. Ma Dio ti fa andare oltre. Ti fa andare al di là. Sono io che ti darò la ricompensa, sono io che ti amo. Tu stai amando perché io ti ho amato per primo. In prima Giovanni, io, prima Giovanni 3,16, noi abbiamo imparato a conoscere che cosa sia il vero amore dall'esempio di Cristo, che è morto per noi. Perciò anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli cristiani, quello che diceva Maria. Ma se uno che dice di essere cristiano ha denaro a sufficienza e vede un fratello bisognoso ma non vuole aiutarlo, come si può dire che in lui c'è l'amore di Dio? Se non aiuti il tuo fratello che ha bisogno, come fai a dire che c'è l'amore di Dio in te? Figli miei, dimostriamo il nostro amore non a parole, con dei bei discorsi, ma con i fatti concretamente. Però attenzione a non cadere, ok? Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Allora, partiamo. Prima Corinzi 13. Che Dio ci parli. Tanto Dio ci ha già parlato stamattina, però continui a farlo. Andiamo ancora più in profondità. L'amore è paziente, l'amore è benevolo. Un'altra traduzione dice: chi ama è paziente e pieno di bontà. Siamo stati pazienti con questa persona? Siamo buoni con questa persona? Siamo buoni come Dio è buono con noi? Perché Dio è veramente paziente con noi, eh? Tutte le volte che chiediamo, Lui ci rialza. Tutte le volte che facciamo qualcosa di sbagliato, non ci condanna, non punta il dito, ma ci dice, ci dà una soluzione. Dio è proprio buono con noi. Noi siamo buoni con questa persona? Chi ama non invidia, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. Nella Bibbia c'è anche scritto stimare gli altri più di se stessi. Stimo quella persona più di me stesso? Considero quella persona una creatura di Dio, un figlio di Dio, e quindi ho un grande rispetto anche solo per questo, perché Dio ama quella persona. Oppure sono pieno di me? E quindi, se sono pieno di me, non riesco a vedere nell'altro. Non riesco a vedere niente nell'altro. Non riesco a vedere neanche se ha un qualcosa di buono. Tra i ragazzi si vede tantissimo, perché sono un po' cattivelli tra di loro. Forse un po' peggio degli adulti. Non le lasciano passare una. Quando qualcuno fa qualcosa, loro se lo dicono. Tu hai fatto questo, tu hai fatto quell'altro, tu ti credi bello. Due ragazzi l'altro giorno stavano litigando,
Stavano litigando e uno, e poi allora io mi sono fermata e ho detto: adesso parliamo. Tu scrivi perché, che cosa ti dà fastidio di lui, tu scrivi cosa ti dà fastidio dell'altro. E fa: a me dà fastidio che, ha scritto, avevano scritto le stesse cose. Incredibile. Aveva scritto: perché lui si crede, scusate la parola, perché lui si crede figo, bello. E l'altro: perché lui si crede figo, bello. Si crede bello, crede di saper far tutto lui, sa tutto lui, e questa cosa dà fastidio. Questa cosa non permette di far fluire l'amore. Quindi, se gli altri vedono prima noi di Dio, è una cosa che dà fastidio, che si sente, che si percepisce, no? È un, diciamo, la comunicazione non verbale, è qualcosa che senti, anche se non ne hai consapevolezza pienamente. Ci sono delle persone che appena vedi dici: quella persona mi piace tanto. Ci sono delle persone che appena le vedi fai un po' fatica, no? E quindi siamo a questo punto? Abbiamo invidia? Ci stiamo vantando? Stimiamo quella persona più di noi stessi? Chi ama non è altezzoso, non fa niente di indecoroso. Io sto leggendo un'altra traduzione. Non cerca il proprio interesse, non si irrita, né si ricorda dei torti che subisce. Forte questo, eh? Non si inasprisce. La parola si inasprisce dà proprio l'idea. Non si irrita, non diventa arido, non diventa diffidente, non si chiude in se stesso. L'amore, nonostante questo, continua ad amare, continua a fluire, continua a uscire. Gesù è stato preso in giro? Sì. Eppure noi, se siamo presi in giri, reagiamo male. Quello mi ha preso in giro. Quello mi ha detto quelle cose. Quello mi ha offeso. Gesù è stato offeso? Sì. Gesù è stato preso in giro? Sì. Gesù però è andato avanti? Sì. Perché è andato avanti Gesù? Perché aveva uno scopo. Lo scopo perché amava tutti noi, l'umanità, ma lo scopo principale era fare la volontà del Padre suo e si fidava ciecamente di lui. E anche noi dovremmo far così. Fa niente quello che riceviamo dagli altri, ma abbiamo un Padre a cui noi poi dobbiamo rendergli conto. E io lo vorrei, ma credo che tutti voi, e soprattutto vorrei una chiesa così. Che Dio veda il nostro amore, che Dio veda il nostro desiderio di piacergli, che Dio veda il nostro cuore puro, anche se ci sono tanti sbagli, ma che veda tutto questo. Io vorrei poter dire come il salmista, Salmo 17,3, Salmo 17,3 mi ha sempre colpito. Se non ho sbagliato. Tu hai scrutato il mio cuore, l'hai visitato nella notte, mi hai provato e non hai trovato nulla. La mia bocca non va oltre il mio pensiero. Ma è fortissimo questo versetto. Non ha trovato nulla. Non è questione di sbagliare o non sbagliare. Perché uno potrebbe anche peccare, però poi chiede perdono a Dio, si sistema, no? È quando tu continui e persisti e continui a portare avanti la tua causa che è sbagliata davanti a Dio, è lì il punto che il nostro cuore si inaridisce e diventa duro. Ma se abbiamo un cuore disponibile, un'attitudine disponibile, un'attitudine a cambiare il nostro pensiero quando Dio ci mette nella condizione di farlo, grossi problemi secondo me non ce ne sono. Perché abbiamo un'attitudine. Quindi è vero che adesso noi non siamo in grado di amare, però ogni giorno possiamo fare un passettino su questa via per eccellenza. Possiamo fare un passettino, andare sempre più avanti e ogni giorno crocifiggere il nostro punto X che non ci permette di andare avanti, che ci permette di star lì fermi, arroccati come una diga. E quindi credo che siamo qua. E che oggi sia questa l'opportunità che Dio vuole darci, di
di fare quel passettino in avanti, di fermarci e di vedere dov'è, sono in un incrocio, dov'è la via per eccellenza, perché la voglio prendere, perché tutti noi credo che la vogliamo prendere, siamo qua apposta, no? Lo diciamo? E allora che Dio ci parli oggi e ci dica dove possiamo andare da Lui e chiedere perdono, possiamo lavorare in questo periodo della nostra vita, perché Dio non è che ci riempie di cose. Non so se avete notato, ma ogni periodo affrontiamo una problematica di noi stessi, no? Vi è capitato anche a voi? Io da giovane, come dici tu, da cuore giovane, vuoi far tutto subito, vuoi arrivare tutto subito, hai una speranza gigante che vuoi arrivare dappertutto e io voglio amare questo, voglio... E Dio mi ha sempre detto: fermati, calmati, un passo per volta. Questo passo per volta non l'ho mai capito. Era una fatica per me fare questo passo per volta, perché essendo un po' impulsiva volevo tutto subito. E invece Dio, un passo per volta. E allora lì ho capito. In effetti, man mano che vai avanti, Dio ti fa affrontare quello in cui al momento tu sei in grado di affrontare. Non ti mette pesi troppo grandi. E allora vediamo oggi Dio che cosa vuole che noi affrontiamo di noi stessi. Perché per amare gli altri la prima cosa è essere noi un canale pulito. Se abbiamo detto che è l'amore di Dio che deve fluire, la prima cosa è che questo fiume possa scorrere. Quindi se ci sono degli impedimenti, dei sassi piccoli, grandi, dei ramoscelli, delle dighe addirittura, dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci a buttarle giù. È molto pratico. Quindi l'amore non si vanta, non si inasprisce e non addebita il male. Non addebita il male, è favoloso. Nessuno di noi ha mai detto è colpa sua. Non è colpa mia. Reagisco così perché è perché è lui o lei che me lo fa tirare fuori, vero? No. È l'altro la causa. Noi reagiamo di conseguenza per difesa, autodifesa. Attenzione però. Perché ci difendiamo? Dovrebbe essere Dio la nostra difesa, no? Se non abbiamo nulla da nascondere, noi non, perché dobbiamo difenderci? Se non abbiamo nulla da difendere noi, che ci teniamo tanto, che cosa difendiamo, i nostri tesori? Perché dobbiamo difenderci? Porto sempre un esempio, perché mi vengono in mente le cose che accadono a casa. Allora un ragazzo che dice a un altro, gli dice: guarda che non hai pulito bene lì, e la bottiglia va buttata via, quando le bottiglie finite vanno buttate via. E l'altro si arrabbia: perché tu quando lo fai? Tu non lo fai mai. Anche tu l'altro giorno hai lasciato lì la bottiglia, non si finisce più. Allora ci fermiamo, l'unica cosa che gli ho detto è: c'è la bottiglia? Sì. Va buttata la bottiglia? Sì. Questa persona ti ha detto una cosa giusta? Sì, ma lui mi sta antipatico. Quindi ha reagito così perché ti sta antipatico, no? E perché la persona antipatica ti stava dicendo una cosa che tu non avevi fatto. Mamma mia, che male, da fastidissimo. Allora, guardiamo con gli occhi di Dio. Quella persona mi è antipatica, sì. Quella persona mi sta dicendo una cosa giusta? Sì. Prendo la cosa giusta che mi sta dicendo e mi fermo lì. Poi andrò da Dio e vedrò l'antipatia, però prendo la cosa giusta che mi sta dicendo. Mi sta dicendo di buttare via una bottiglia che io non ho fatto. Mi sta dicendo che nella mia vita c'è qualcosa che non funziona bene. Mi sta dicendo che il mio comportamento non è adeguato per questa situazione piuttosto che un'altra. Quindi prendiamo lo stesso i consigli
e le cose che gli altri ci dicono, se queste servono per la nostra crescita. Questa è l'umiltà che parlava il pastore Paolo. Siamo umili, abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. Non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Io ho perdonato questa persona. A questa, una persona mi ha fatto un torto, l'ho perdonata. Immaginate la scena? Ho perdonata, a quella persona gli accade qualcosa, gli sta bene. Non è un pensiero che facciamo, sì o no? Se l'è cercata. Se l'è cercata, perché andando avanti così è quello che otteneva, no? Facciamo fatica a pregare per quella persona, a chiedere protezione per quella persona. Facciamo fatica. A che punto siamo col nostro, con la persona che stiamo amando? Dio ci sta parlando? Sicuramente ognuno di noi avrà un punto più forte rispetto ad un altro, no? Sono tutti forti. Non gode di ingiustizia, ma gioisce con la verità. Questa traduzione invece, guardate che carina che dice, versetto 6: chi ama soffre per le ingiustizie, ma gioisce quando la verità viene a galla. Certo. Anche questo. Però noi dobbiamo gioire, soffrire con quelli con cui soffrono e gioire con quelli con cui che gioiscono. Anche questo non è facile. Però se noi non siamo concentrati su noi stessi, che non guardiamo solo noi stessi, riusciamo anche quando noi stiamo male, riusciamo a gioire per una persona che gioisce. Anche quando noi stiamo bene, che vediamo tutto rosa, riusciamo a soffrire con la persona che soffre. Solo se non siamo concentrati su noi stessi. Ma è l'altro. Il nostro focus è l'altra persona. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Gesù ha fatto così? Gesù ha sofferto ogni cosa? Ha sperato ogni cosa fino alla fine. Devo dire, ha anche sperato che il calice gli fosse tratto, però ha sperato ogni cosa e ha sopportato ogni cosa. Ha sopportato alla fine le frustate, la croce, gli insulti, ma ha sopportato anche durante quando serviva, quando predicava, perché persone che durante il suo ministero non mi veniva, le sue persone che lo insultavano, chi ha parlato male di lui, chi lo giudicava, cioè chi l'ha deluso, chi l'ha tradito. Cioè Gesù ha provato tutto, eppure non si è ritirato. Al momento che poteva scegliere cosa fare, lui non si è ritirato. Perché? Perché voleva fare la volontà di Dio. E anche noi non ritiriamoci. E quando facciamo fatica a mandar giù quel boccone, a umiliarci, a crocifiggere il nostro orgoglio o il nostro egoismo, altra cosa, pensiamo a quello che Gesù ha fatto per noi. Se Lui ci ha tanto amati, anche noi chi siamo per non amare gli altri e per non amarci l'uno negli altri? Perché senza amore diamo fastidio. Signore, perché senza amore noi praticamente non stiamo obbedendo a Dio. Perché i due comandamenti principali è amare Dio con tutto il cuore, e sicuramente se abbiamo delle dighe per gli altri avremo delle dighe anche verso Dio, perché amarlo con tutto noi stessi, con tutto il cuore, con tutta la nostra mente, è proprio totalizzante, no? Però se abbiamo imparato ad amare Dio così, sarà anche più facile amare gli altri nello stesso modo. Perché diciamo che, tra virgolette, passatemi il termine, ci siamo un po' annullati per Dio,
passatemi questo termine, per farlo capire dal punto di vista dell'uomo. Annullati, ma non perché annullati nel senso che abbiamo dato spazio a Cristo, all'immagine di Cristo in noi, no? Alle caratteristiche, ai pensieri di Cristo in noi. Quindi senza amore non obbediamo a Dio e non facciamo la sua volontà. Perché? Anche Dio lo dice. Non chi dice Signore, Signore fa la volontà del Padre mio. Non chi grida io amo Dio, io credo in Dio, io sono cristiano, io sono fedele, io faccio questo, io faccio quell'altro. Ma chi mette in pratica, chi fa frutto, chi si umilia, chi crocifigge ogni giorno il proprio io, chi ama, fa la volontà del Padre nostro. E quindi, se Dio ci dice di amare così, noi dovremmo impegnarci ad amare così. Perché Dio ci chiede qualcosa di veramente grande. Ci chiede di essere diversi. Come Gesù è stato diverso, così diverso da cambiare tutto il mondo, perché ha cambiato proprio la società, le leggi del regno di Dio e tutto quello che Dio ci ha insegnato, tutto quello che Gesù ha predicato, ha cambiato la società, no? Siete d'accordo? Abbiamo dei principi diversi, ha cambiato proprio i principi che ci muovono. E infatti Dio ci dice di, ok, appartenete a questo mondo, ma non conformatevi a questo mondo. Le leggi di questo mondo sono delle leggi, ma le vostre, del regno di Dio, sono altre. E la legge principale, la via per eccellenza, è l'amore. Non conformatevi a questo mondo, siate diversi. Come io, Gesù, sono stato diverso. Noi diciamo di seguire Gesù, allora Gesù è il nostro maestro. Gesù, si può anche dire, è colui che ci insegna, che ci fa crescere, il nostro mentore, la persona che ci aiuta a crescere e affrontare i nostri problemi e a risolvere i nostri bisogni. È Gesù. Ma allora seguiamolo questo Gesù. Ogni volta che ci scontriamo con qualcuno, pensiamo a cosa Gesù ha fatto. Mettiamoci in discussione. Non lasciamo spazio a una pietra, una seconda pietra, una terza pietra, una quarta pietra, che poi con gli anni diventa un'abitudine, diventa un muro e diventa una diga. E poi l'amore non scorre più. Lasciamo ogni volta... E aiutiamoci l'uno con l'altro a far questo. Se lo vediamo nel nostro fratello, aiutiamoci. Perché da soli a volte non vediamo. Aiutiamoci. E poi Gesù alza ancora il tiro, ama i tuoi nemici. Quindi se non riusciamo ad amare il nostro fratello, che magari ci sta un po' antipatico, oppure non condividiamo qualcosa, pensa al nemico proprio. Quello che ti perseguita, quello che vuole il tuo male, quello che vuole farti morire. Se non ti uccide fisicamente, ti uccide l'anima. Diventi arido e il fiume non scorre più lo stesso. Quindi non permettiamo neanche questo. Andiamo oltre, dice di pregare per i nostri nemici. E quindi siamo qui. Come facciamo? Confrontarsi con la sua parola, dimorare in lui, mettere in pratica, confrontarsi e mettere in pratica la parola, confrontarsi e mettere in pratica la parola, continuare a guardarci dentro. Non spegnere lo Spirito Santo, perdonare sempre. Dio ci dice 70 volte 7, vuol dire sempre. Sempre. E vi voglio lasciare con
Prima Pietro 2:20. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Cioè dice, se voi state soffrendo o avete una, tra virgolette, una punizione perché avete mancato, è una conseguenza di ciò che avete fatto, tanto per intenderci. Che vuoi? È una conseguenza di quello che hai fatto. 2:20. Quindi te la sei cercata tu, tra virgolette, no? Ma il vanto e la grazia c'è quando tu stai soffrendo e il tuo comportamento è stato irreprensibile. Quando tu sei irreprensibile davanti a Dio, allora sì che se qualcun altro ti accusa, se qualcun altro ti lancia le frecce, se qualcun altro eccetera eccetera, è lì Dio a difenderti. Dice che ne tiene conto, dice che per lui è importante. Però la nostra chiamata, quello che lui ci chiede è: siate irreprensibili. Tu hai amato, prima di chiedere giustizia, una volta ho ascoltato una predica del pastore Roselle, diceva che la giustizia è come la bilancia, sta la bilancia della giustizia, quelle con due piattini, no? Quando tu chiedi giustizia, sui due piattini c'è l'altra persona e ci sei tu. Quando chiedi giustizia, Dio fa giustizia. Abbassa un po' uno, alza un po' l'altro. Non è giustizia solo per l'altro. È giustizia perché lui è giusto. Quindi prima di chiedere giustizia, confrontiamoci con Dio e chiediamo se il nostro cuore è veramente puro e se noi abbiamo fatto tutto il possibile. Umanamente noi abbiamo fatto tutto il possibile per quella persona. Allora se noi abbiamo fatto così, allora sì che possiamo andare davanti a Dio tranquilli. Ma se noi per primo abbiamo la nostra travona, dobbiamo prima toglierla questa trave. Altrimenti facciamo male a chiedere giustizia, eh? Ci facciamo molto male. Perché Dio vede la tua trave, vede quanto tu sei responsabile, vede l'altro, conosce l'altro perfettamente, lo conosce fin dalla nascita, conosce tutto di quella persona. Lui può fare giustizia veramente, non noi. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Come diceva Maria, forse a volte è meglio tacere. Gli oltraggi, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siamo stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Noi amiamo e non dobbiamo aver paura di amare, perché Dio ci ha amato per primo e riceviamo questo amore da Dio. E noi, le nostre anime, il nostro cuore è custodito in Dio. Come diceva Michele, nel suo cuore. Quindi non dobbiamo aver paura di amare. E se soffriamo perché abbiamo bene, Dio ci dice bene. Hai ubbidito. Quindi possiamo, direi che possiamo concludere con una preghiera, che ognuno di noi può pregare davanti a Dio, portare quello che ha ricevuto, se ha ricevuto qualcosa, e sistemarsi con Lui. Così concludiamo in positivo, cioè, questo bellissimo culto. E poi se poi qualcuno ha bisogno di preghiera perché vede che la diga dentro di sé è proprio grande,
che ha bisogno di aiuto, che da solo non ce la fa, possiamo pregare per lui o per lei. Nel frattempo, vi lascio un regalino, perché vale la pena fare tutto questo? Perché Dio ha tante promesse per noi e questa promessa è molto bella. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono. Quindi sarà buonissimo con noi. Vale la pena fare qualsiasi sacrificio. Vale la pena soffrire per cambiare. Vale la pena soffrire per abbattere il nostro orgoglio. Perché fa male, quando qualcosa di noi lo tiriamo via, fa male. Però vale la pena. Vale la pena perché c'è un piano più grande, come Gesù, che doveva salvare tutta l'umanità. Anche noi facciamo parte di questo piano e quindi vale la pena. E la sua misericordia, ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono. E la sua misericordia per i figli dei loro figli. Quindi la nostra promessa, se noi obbediamo a Dio, la nostra influenza andrà sui nostri figli. Continua la benedizione, scorrerà sui nostri figli e i figli dei nostri figli, anche se loro magari non seguiranno Dio pienamente. Questo è molto bello, Dio li proteggerà. Per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. È una grande promessa. Quindi volevo lasciarvi con questo, perché vale la pena rinunciare a noi stessi per fare la volontà di Dio. Vale la pena rinunciare al nostro orgoglio, vale la pena rinunciare al nostro giusto e sbagliato, vale la pena rinunciare a tutto per Dio, perché Lui ha rinunciato a tutto per noi.